siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisco sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Bianco, valevole per il campionato di prima categoria girone di Calabria. Sono in compagnia del collega Ivano Verducci, ben ritrovati. Che subito vi legge le formazioni annunciate nel primo tempo. Il Borgo gioca con Falcone, Martino, Sgro, Mangiola, Iamonte, Nucera, Manganaro, Foti, Scaramuzzino, Obinna e Martino. In panchina abbiamo Ciglione, Laganà, Principato, Romeo Pietro, Zito, Zerbi, Violi, Romeo Domenico, Russo Nicola. Attenzione a un attacco del Bianco alla meglio Mangiola. Intanto spettacolo pirotecnico, più che pirotecnico, spettacolo di colori degli ultras del Borgo, applauso del pubblico per la tifoseria. Lo spettacolo di oggi lo stanno dando questi tifosi, uno spettacolo nel non spettacolo. Torno alle formazioni, il Bianco con Controleo, Galluccio, Reale, Vitetta, Francesco poi sostituito, Alvaro, Galluccio, Marte, Lavecque, Maviglia, Francesco, Maviglia, Salvatore, Trimboli. In panchina Romeo, Ferraro, Raschillani, Cita, Scipione che è entrato, occasione ora del Borgo. Cerchiamo di seguirla con Scaramuzzino, dentro per Nucera, Obinna può tirare, lo fa, occasione ora, comincia il Borgo in maniera eccellente, quando siamo ad 1 minuto e 10 secondi, ottima occasione d'attacco per Obinna. Il taccuino è quasi immacolato, non ci sono state azioni degne rilievo nel primo tempo, se non da pesare col bilancino dell'orefice o addirittura del farmacista. Sì, ma se il buongiorno si vede dal mattino, quest'inizio del secondo tempo è stato incredibile. Quest'inizio del secondo tempo è eccezionale, questa azione di attacco del Borgo con Obinna che si è trovato a poter mettere dentro finalmente questo pallone e segnare questo gol che gli manca da tanto. Ottima occasione al primo minuto, nel primo tempo assolutamente un Borgo che, come li chiami spesso tu, borghigiani, io direi oggi che si sono imborghesiti, nel senso che sono rimasti proprio seduti sul divano, sembra. Una partita da 4 per tutta la squadra che non mi è piaciuta assolutamente, ha fatto un tantino in più il Bianco, ma nulla di che, non è poi così importante la partita del Bianco oggi, nel senso non ha giocato una partita interessantissima, ma solo un maggiore possesso palla e qualche azione d'attacco, ma non tiri in porta tali da poter impensierire Falcone. Quindi fino ad ora, ripeto, un 10 ai tifosi soltanto, agli ultras del Borgo che hanno colorato, hanno battuto le mani, hanno spinto la squadra con, anche con le loro bombette trick track, spesso anche qualche coro simpatico, grazie a loro fino ad ora. Speriamo ora di vedere una bella partita. L'inizio di questo secondo tempo è stato scoppiettante. Intanto quella vecchia volpe dei campi di gioco Maviglia ha già avuto due palle gol, anche se sono state respinte con la schiena da parte dei difensori, i vari Martino, Sgro, Mangiola, Iamonte e Nucera. Sì, Maviglia ha avuto qualche occasione, ma nulla di che, non credo che avrebbe poi impensierito più di tanto la retroguardia, il portiere, voglio dire, del Borgo. I suoi tiri sono stati facile preda di Falcone, è un rapace d'aria, è un buitre, come hai detto tu, calcio di punizione, un bel tiro di Galluccio direttamente verso la porta difesa da Falcone, la palla però si impenna, nulla di fatto. Un missile terraria che è finito nel campo delle fave. Sì.
sì, un colpo importante, interessante, quello di Galluccio, la palla però non è scesa come lui avrebbe voluto e nulla di fatto, un tiro forte, un missile terra-aria, come piace dire a te, nulla di che. Palla viene lanciata verso Obinna, ferma il pallone, Ceiamonte chiede palla, la ottiene, calcia dentro, poteva essere pericoloso perché si trovava a pochi passi Martino, ma la palla non arriva per l'impatto con Martino, in quanto viene calciata, viene tirata di testa quasi a spazzare da Galluccio. Recupera il Borgo con Nucera che dà a Scaramuzzino, si ricomincia con il Borgo in avanti, Iamonte non riesce a stoppare il pallone e controlla il Reale, la palla va a finire sul fondo, si riprenderà con Cotroneo che batterà per il bianco e si ripropone un'altra azione, un'altra possibile azione d'attacco per il bianco. 5 minuti e 25 secondi nella ripresa, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo tra il Borgo Grecanico e il Bianco. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D Calabria. Abbiamo già detto più volte come il Bianco non sia arrivato sulle rive del Maro Simone per fare la vittima sacrificale sull'altare degli interessi locali, e fino a questo momento però non si è visto granché. Anzi, ci ripetiamo, a nostro avviso alcuni giocatori locali non sono in partita, non vogliamo infierire né dare la croce addosso a nessuno, ma ci limitiamo soltanto a descrivere ciò che vediamo. Sì, si era intanto districato bene in aria Martino, era riuscito ad aggirare con una bella piroietta la difesa, quasi tutta la retroguardia del Bianco, e poi è stato recuperato da un intervento di uno in ritorno, diciamo, se così si può dire, mi pare fosse Marte, ma si è allungato quel tantino che è bastato proprio per far intervenire Marte. Martino si era creato un'ottima occasione, come ora, in Ariano deve uscire, viene anche spintonato da Galluccio, da Alvaro, riesce comunque a mantenere il controllo del pallone e Alvaro mette la palla in out, va a battere Iamonte, si fa vedere Nucera, mentre Martino va a posizionarsi al centro dell'area di rigore, d'attacco naturalmente, pallone per Obinna, Obinna non arriva, ma c'è Nucera proprio all'angolo, sbaglia il passaggio, riparte il Borgo con questo fallo laterale, si posiziona Trimboli, Maviglia chiede palla, il sole addirittura acceca un po' i calciatori in campo che devono mettersi come la tesa del cappellino per riuscire a vedere il pallone. Ottima ora questa opportunità per il Borgo, Reale ha messo in fallo laterale, va a battere il Borgo. Non si balla il sambo, la samba, il rock and roll, la macarena, se va bene un valzerino o un lento. Sì, comunque sembra essersi un po' ravvivato l'incontro, diciamo che il Borgo è entrato sul terreno di gioco con un volto nuovo, gli 11 sono gli stessi del primo tempo, ma sembra che la cura, tra virgolette, Cormagi negli spogliatoi abbia spronato gli 11 oggi in maglia gialla a fare qualcosa di più. Si vede un maggiore impegno, qualche azione d'attacco, già sono due le azioni d'attacco, anche se non si sono creati problemi effettivi a Cotroneo, tranne che Obinna lì aveva l'opportunità di segnare. Attenzione al Bianco, nulla da fare, pare che Martino controlli ma sbaglia poi il tocco, la palla arriva addirittura a Trimboli che continua a telefonare questi palloni a Falcone. Altro tiro nello specchio della porta, sia pure in posizione centrale.
Sì, un tiro nello specchio, ma un tiro troppo leggero, il tocco, quello di Trimboli, che non ha impensierito assolutamente Falcone, non ha dovuto ricorrere alle sue peculiarità, ai suoi tuffi, al suo essere uomo ragno per bloccare questa incursione di Trimboli. L'errore qui era evidente, quello di Martino, era riuscito a fermare benissimo Maviglia Francesco, ma poi nulla di fatto. Si stanno sgolando i tifosi, a gran voce dicono giocate, giocate, cosa vuol dire? Traduci. Sì, significa che capiscono le difficoltà mentali di questa squadra, cercano di invogliare gli 11 in maglia gialla a fare di più. Il Borgo comunque c'è, il Borgo in questo secondo tempo ha cambiato mentalità, questa ennesima incursione di Martino ha portato ad un altro calcio d'angolo che viene battuto in questo momento, esce malamente, la palla arriva a sgro, limite, tiro! Non lo avrebbe mai e poi mai preso, ma il tocco di esterno sinistro si alza troppo. E Sandro Ciotti direbbe sbaglia mira e bersaglio. Sbaglia mira e bersaglio, giustamente. Ha avuto tutto il tempo Sgro, che si era appostato nel punto giusto a bloccare questo, a stoppare questo pallone e a calciare, e poi per cercare di evitare quell'ammucchiata di uomini all'interno dell'area, ha provato ad alzare un po' di più il pallone, ha toccato giustamente la palla con l'esterno destro, ma questa si è innalzata troppo ed è andata a finire addirittura al di là delle recensioni. Ma il Borgo c'è, il pubblico sta cercando di dare il meglio di sé per spingere i giocatori di Mister Cormaci a provare di vincere questo incontro e tornare al successo dopo svariate settimane. Vediamo se riusciranno. Sgro cerca Scaramuzzino. Scaramuzzino stoppa il pallone, fa intervenire la Foti Demetrio. Foti Demetrio mette dentro, Obinna va in gol. Obinna mette in rete quando siamo esattamente all'undicesimo minuto e 30 secondi. Un bellissimo gol, si trovavano lì appostati. Obinna sblocca l'incontro e chissà che non sblocchi completamente tutto il Borgo Grecanico. Undicesimo minuto, la marcatura di Obinna. Obinna è andato ad esultare nella curva, chiamiamola così, anche se sono dei distinti occupati dai tifosi della squadra di casa, la squadra di Melito Porto Salvo, una delle due squadre, il Borgo, la che milita nel campionato di prima categoria, finalmente si sblocca dopo quegli 8 gol del girone d'andata segnati da Obinna, che entra facilmente ad impattare un bel cross dalla parte sinistra del campo. È cambiato il volto del Borgo, lo avevamo visto, avevamo detto che il buongiorno si vedeva dal mattino, un inizio di secondo tempo scoppiettante quello del Borgo, questa marcatura ravviva lo spettacolo che non è più solo negli spalti, ma ora lo vediamo anche qui sul terreno di gioco. Domenico. Tanto si sono sgolati i tifosi che alla fine sono riusciti a far carburare nella maniera giusta la formazione di casa con quella inzuccata di Obinna, un gol che gli mancava da parecchie partite. Sì, sono stati spronati, sono stati sospinti da questo pubblico, devono molto a questi ultras. Ottimo l'intervento di Obinna, diciamo che non possiamo fare altro che augurare che questo gol sblocchi non solo il centravanti, che, sul quale non nutrivamo alcun dubbio, avevamo già capito che era un problema mentale, un'ammonizione qui nei confronti del, intanto nell'azione precedente, sempre sul solito Maviglia Francesco, l'intervento falloso, mi pare, di Foti, l'ammonizione, è la seconda ammonizione per il Borgo
non la seconda per Foti naturalmente, altrimenti sarebbe stato espulso, e la seconda ammonizione per la squadra del Borgo con un calcio di punizione ora per il bianco. Il Borgo è passato in vantaggio, si è sbloccato Obinna e chissà che questo gol non sblocchi l'intera squadra. È il nuovo sigillo stagionale, che ne possono dire certe classifiche? Sì, nono gol in questo campionato, 9 gol di Obinna, 6 sono in totale 15 gol della coppia d'attacco Obinna-Martino del Borgo. Calcio di punizione, va ancora a battere il solito Galluccio e Falcone controlla con un volo. Brivido lungo la schiena, non solo dei tifosi ma anche degli spettatori, una sciabolata in diagonale come dice Ivano, che ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione, capelli, servizio segreto, completo. Un bel colpo, ha controllato il pallone Falcone, ma forse ci sarebbe arrivato ugualmente, ma è già la seconda volta che Galluccio prova con questi calcio di punizione a trovare l'angolo, sta per prendere la mira. Sono già 2 volte che arriva lì vicino. Questo era veramente un bel colpo, una bella sciabolata. Nulla di fatto, ma bisogna stare attenti a concedere campo e quindi anche queste calci di punizione vicino all'area, perché i giocatori del bianco hanno delle ottime potenzialità. Pare che il bianco abbia subito un gancio sinistro doppiato da un montante destro alla mascella. Sì, per ora sono già passati 15-16 minuti e non è entrato in partita, è stata surclassata in questo secondo tempo dal bianco. Martino cerca e trova Obinna, non deve tenere la palla in campo, riesce a tenerla? No, non riesce a tenerla Obinna. Qui un piccolo errore penso di poterlo vedere, che è quello che Martino non avrebbe mai dovuto far viaggiare in quel modo sulla fascia destra Obinna, ma avrebbe dovuto invece accentrarsi. Così non è stato, l'azione è svanita. Si riprende con Trimboli in attacco verso Maviglia Francesco, ha davanti Martino, trova Levecque, anticipa tutti Martino, esce con eleganza dall'area e torna poi a cercare Scaramuzzino e questi Mangiola, dialogano i due, si ricomincia. Levecque, detto fra parentesi, non è un illustre sconosciuto ma un cliente da prendere con le molle, certo gli anni passano per tutti. Sì, diciamo che l'ho visto giocare in delle partite in cui si è espresso in maniera migliore, oggi non è sembrato al meglio comunque, ma anche lui è un veterano di questi campi, uno che ha lancio lungo ora per Nucera, entra in scivola addirittura il pallone, però riesce a tenerlo tra i piedi, trova Obinna, limite dell'aria, colpo sotto e bellissimo la parata di Cotroneo, ha cercato l'angolo. Una volée che mancava da parecchio tempo, comunque ora si sta riscattando il Borgo Greganico nella seconda parte del match e veramente sta facendo vedere i sorci verdi. Si sono tolti di dosso quella paura, quel non so che, non abbiamo nemmeno il vocabolo da trovare per capire, il Borgo sta giocando in scioltezza, sembra il Borgo novembrino che abbiamo ammirato. Qui nell'azione precedente Obinna ha cercato e ha trovato, come si suol dire, chi cerca trova. Obinna ha cercato l'angolo, lo ha trovato e l'ennesimo volo di Cotroneo per salvare Capre e Cavoli. Sempre 1-0 per il Borgo quando siamo al 18° minuto e 30 secondi. Recuperano in difesa. Abbiamo sempre detto che i bomber per segnare i gol abbiano bisogno di essere foraggiati continuamente. Obinna oggi non è stato foraggiato granché, però quando ha avuto la palla buona l'ha sfruttata nel migliore dei modi, e cioè nel modo e nella maniera che preferiscono i tifosi, con il gol. È stato servito in maniera eccellente
nell'azione del gol, un cross che lo ha trovato pronto e lo ha trovato al punto giusto. Ecco, queste sono quelle cose che bisogna cercare e provare, come dicevo prima, negli allenamenti. L'allenamento deve essere fatto con diligenza. Nel codice civile si dice la diligenza del buon padre di famiglia, sotto l'aspetto sportivo potremmo dire che la diligenza del buon atleta, l'atleta che deve quindi allenarsi e provare in tutti gli schemi possibili. Questo credo che sia uno dei tanti schemi del Borgo, quello cioè di far scendere i vari foti, i vari scaramuzzino, i vari mangiola a crossare per Obinna, come a dire vedetela tu, e oggi finalmente si è sbloccato, finalmente per il Borgo, perché noi dobbiamo essere imparziali. In pole position per la vittoria finale c'è il Borgo Grecanico, ma il match è ancora lungo. Sì, per questo incontro comunque il Borgo doveva provare proprio il tutto per tutto per tornare alla vittoria, perché non lo dimentichiamo, lo abbiamo detto prima, la classifica del Borgo è sufficiente, la classifica del Borgo è buona, ma deve mettere punti, come deve portare dalla sua quel fieno in cascina, ecco, mettere fieno in cascina per il finale di questo campionato. Questo è il momento del pit stop e quindi entrano in orbita le Firestone, Bridgestone, Dunlop, Kleber, Michelin. Sì, entrano per il bianco quando siamo al ventesimo, entrano per il bianco Nicita e Taliano ed escono con il numero 2 Galluccio e con il numero 10 Maviglia Salvatore. Sono tre le sostituzioni effettuate da mister Vitetta nelle file del bianco. Bianco che è sotto di un gol a zero, l'unica rete del match è stata messa a segno dal granatiere Obinna. Sì, non dimentichiamo comunque, non diamo poca importanza a queste sostituzioni. Obinna, errore della difesa, entra in aria, è da solo, tiro e gol, doppietta di Obinna, e sì, quando c'è Obinna il Borgo vola. Esce addirittura Falcone per andare ad abbracciare gli ultras ed eccoli i veri artefici di questa vittoria, di questo ancora non è vittoria, ma il Borgo oggi questo secondo tempo ha cambiato volto. Un errore grossolano, un disimpegno difensivo deteriore che ha messo Obinna nelle condizioni di poter staffilare e mettere il risultato in cassaforte. Sì, un errore di Galluccio, intanto ritorna la Santa Barbara che sembra non essere finita mai, comunque qui al Maro Simone, un erroraccio per il bianco. Galluccio ha offerto su un piatto d'oro, d'argento, è stato ammonito addirittura Falcone dall'arbitro, perché queste cose non dovrebbero succedere? È stato ammonito, no? Forse per l'esultanza, non si riesce a capire, comunque ammonito Falcone. Comunque ritorniamo alla partita. Scusa, tu hai seguito meglio di noi questa cosa, ma adesso non si può più nemmeno esultare, non si è tolto la maglia, mi pare. Non riesco a capire cosa è potuto succedere, perché a dire il vero stavo guardando da altra parte. Falcone è andato ad esultare, non credo che sia stato ammonito per quello. Se è così è un errore tecnico dell'arbitro grave, lo reputo, perché non si può ammonire una persona per l'esultanza. In quel momento esultavano tutti, comunque lui è andato dalla sua porta fino ad esultare davanti ai suoi tifosi. Torniamo con il, stavo dicendo che è entrato, per da non sottovalutare, che il bianco ha fatto entrare Taliano
che con 4 gol è il capocannoniere di questa squadra, quindi mister Vitetta Francesco cerca il tutto per tutto, anche lui ormai sotto di 2 gol per recuperare questo incontro. Iamonte ora a Martino, ha fatto molto movimento in questo secondo tempo Martino. Nucera si districa bene tra il nuovo entrato Nicita, offre un altro pallone d'oro a Scaramuzzino, bravissimo, salta l'uomo, entra in aria, crossa dentro, c'è Iamonte che può impattare, stoppa il pallone a tutto il tempo, calcio d'angolo. Una staffilata di Iamonte che meriterebbe il gol, perché è uno dei pochi che ci mette tutto e anche oggi ha fatto una buona partita. Era uno dei pochi a salvarsi in questo primo tempo, nel primo tempo del Borgo Iamonte. In questo secondo tempo il volto del Borgo è completamente cambiato sotto l'aspetto mentale, non possiamo negarlo. È un Borgo che ora sta giocando con scioltezza, quasi a memoria, si cercano e si trovano. Sì, ma certo, se si vince, quando la squadra vince, automaticamente si coprono tutti gli errori e i difetti, no? Beh, naturalmente questa è una squadra che ha cominciato questo campionato per salvarsi, è arrivata al vertice, ancora bisogna lavorare sulla testa di questi ragazzi, ma oggi un piccolo passo avanti è stato fatto in questo secondo tempo, i ragazzi hanno capito, posso immaginare cosa ha potuto dire mister Cormaci negli spogliatoi, perché rimango impressionato da questa variazione, questo cambiamento tra il primo e il secondo tempo dei gialli. Ti strappo letteralmente il microfono perché vorrei sottolineare che questo tiro a Palombella avrebbe potuto creare qualche problema all'uomo ragno locale. Sì, è stata un bel gesto tecnico che però non ha portato frutto, in quanto comunque Falcone non si è fatto fregare. In ogni caso è il settimo tiro nello specchio della porta a favore del bianco. Sì, il bianco non è venuto a fare la vittima sacrificale qui, ci ripetiamo, la veemenza forse magari non si aspettavano, chissà che non sia stato proprio il bianco a camomillizzare questo primo tempo e magari nel secondo tempo pensavano di fare la stessa partita, il cambiamento sotto l'aspetto psicologico del Borgo ha spiazzato anche loro, ora sotto di 2 gol si fa difficile, davvero difficile per il bianco che a questo punto è nei play-out, in posizione play-out e non diciamo che dovrà fare un campionato di rincorsa per evitare questa lotteria. Qualche anno fa ad addormentare le partite ci pensavano giocatori della classe di Gianni Rivera o Picchio De Sisti, invece oggi ci hanno pensato Marte, Levecque, Maviglia e Trimboli. Sì, hai completamente ragione, oggi la partita sembrava essersi addormentata anche grazie comunque a questi giocatori, ma il bianco, attenzione ora fischia l'arbitro. Vediamo. Senza nulla togliere naturalmente a Evaristo Beccalossi. Sì, ci ripetiamo, questi giocatori, il bianco era riuscito a tenere, ecco, a tenere nel primo tempo nella propria metà campo quasi il Borgo, era riuscito ad avere un maggiore possesso palla, sembrava poter riuscire a strappare il punto, se non anche perché no, magari il golletto perché l'errore in queste categorie ci può stare, magari il golletto della vittoria, così non è stato per questo cambio di marcia del Borgo proprio appena entrati nel secondo tempo, quindi non c'è nulla da fare né per Marte né per Levecque fino a questo momento. Attenzione, eccolo Taliano che si incunia in aria, forse qualcuno addirittura l'intervento di Taliano rimane a terra sgro. Galluccio con Marte continua a giocare, intanto è rimasta a terra, ora palla che viene messa in fallo laterale da Nicita, sgro rimane a terra.
deve entrare la panchina del Borgo per Sgro, che è rimasto a terra claudicante per l'intervento in precedenza, in cui Italiano, che lo ricordiamo è il capocannoniere del bianco con 4 gol fino a questo momento, si era incuneato in aria tra Scaramuzzino e Sgro, i quali hanno tentato il tutto per tutto per contrastare questa sua azione d'attacco. Forse è scappata anche qualche tocco di mano, non abbiamo visto per bene, ci aiuteranno poi le immagini con il regista Bruno Taverna, ci aiuterà a capirne di più. Una interessantissima azione che avrebbe potuto riaprire l'incontro con Taliano. Sgro è rimasto a terra, l'arbitro non ha naturalmente fischiato nulla, si è continuato a giocare e poi la palla è stata messa in fallo laterale con molto fair play dal bianco. Ora il Borgo dovrebbe restituire questo pallone. Non è esagerato affermare che la formazione borghigiana si sia riscattata rispetto al primo tempo opaco e avaro di soddisfazione e di gol. Sì, avevamo detto che la formazione borghigiana si era assopita, quasi in pennichella pomeridiana, e non abbiamo nemmeno finito di dire questa parola che hanno cominciato sprombattuto ad attaccare e a levarsi di dosso quell'etichetta che si erano creati in questo 2019 di squadra che non era più in grado di portare a casa alcunché. Oggi il Borgo, con l'inizio di questo secondo tempo, ci promette di poter dire ancora la sua. Attenzione a Martino, annunziato, un grandissimo gesto tecnico in aria, calcio di rigore, in effetti viene concesso. Martino è riuscito con un gesto tecnico prima alla tre quarti e poi subito dopo dentro l'aria viene calciato da dietro. Viene toccato da dietro da, mi pare sia Galluccio, non so chi è che abbia toccato, no, è Reale ha toccato Martino, lo ha sgambettato letteralmente, quindi calcio di rigore per il Borgo Greganico al 31esimo, siamo ora al 31esimo, lo vuoi commentare? Gentilmente lo lascia a me, quindi commento io questo calcio di rigore, piazza il pallone nel punto predestinato il bomber Martino. Sono 15 gol fino a questo momento di Martino e Obin, anzi 16, perché Obin ha segnato anche il 2-0, quindi sono 10 gol di Obinna per ora, 6 di Martino, vediamo se arriviamo a fare il settimo. Ammonito addirittura Martino Antonio, continuano questi errori da parte dei giocatori del Borgo di farsi ammonire in una partita in cui stanno conducendo per 2-0 ed hanno la possibilità di arrivare al 3 alla terza marcatura. Martino è pronto a battere questo calcio di rigore, Cotroneo cerca di ipnotizzarlo con dei piccoli movimenti, parte Martino, palo di Martino, a portiere spiazzatissimo, attenzione a questo errore, cercava la ripartenza il bianco, viene fermato da Manganaro, al 33esimo il calcio di rigore sbagliato, Nucera dentro, non arriva, Martino recupera poi il numero 11 Trimboli, cerca di districarsi e ci riesce, sfugge all'arrivo di Sgro, di Foti, recupera Nucera, c'è Obin, rimane a terra Nucera con molto fair play, mette in fallo laterale, 2-0 ancora, calcio di rigore sbagliato da Martino, il gioco è fermo, il rigore calciato dopo una lunga assenza, almeno un minuto e mezzo prima di calciare, questo forse ha influito.
Sì, ha influito sicuramente questa attesa, poi è stata anche un'attesa obbligata, perché l'arbitro ha dovuto, si è dovuto recare nei pressi della panchina di Cormaci e addirittura in quella, addirittura a riprendere sotto un certo punto di vista anche qualche giocatore in campo. Non riesco a capire perché si devono fare ammonire i giocatori dopo che ottengono un calcio di rigore. Lo avevamo visto anche la scorsa settimana invece con l'altra squadra di merito, cioè la Melitese. Non concepisco queste cose, non riesco a capire il perché Martino si è fatto ammonire, ecco. Comunque il trainer locale Antonio Cormaci da qualche minuto invita i suoi giocatori a stare più concentrati. Sì, perché a differenza nostra, che magari possiamo essere dei tifosi o così, degli addetti ai lavori, ma non possiamo avere la sua esperienza, cioè l'esperienza di Cormaci che ha calcato, si è seduto in tantissime panchine calabresi ed oltre regione. Lui sa che noi siamo portati a pensare che l'incontro sia chiuso con il 2-0, ma lui, da vecchia volpe, ripeto, sa che con il 2-0 spesso può essere anche rimontato e ribaltato in pochissimo tempo, quindi cerca di tenere alta la tensione dei suoi, in special modo dopo questo calcio di rigore sbagliato che avrebbe quasi sicuramente chiuso l'incontro. Ed eccole il bianco in attacco. E Nicita viene fermato ora ottimamente dalla grandissima partita di Mangiola. Viene tenuto Martino. Qua non solo avrebbe dovuto anche espellere il difensore del bianco, perché Martino era stato trattenuto, si sarebbe trovato da solo. Vistosamente, in maniera plateale. Sì, vistosamente, proprio era evidente proprio questa trattenuta. Martino recupera palla, si fa vedere Obinna, cercano di metterlo in fuorigioco, l'arbitro lo fischia, forse in effetti era fuorigioco. È stato bravissimo ad uscire Galluccio, a lasciare in fuorigioco Obinna. Ora il Borgo si trova a giocare nella sua migliore carta, quella del contropiede, nel quale è una squadra tra le più esperte di questa prima categoria. Siamo al 36esimo e si dà fiato anche al Borgo, cominciano a fioccare ora le sostituzioni, entra Nicola Russo ed esce Foti Demetrio. Poco meno di 10 minuti alla fine del match, il risultato è in ghiacciaia, come si suol dire. Il Borgo Grecanico sta portando a casa un risultato molto importante per la sua classifica, un risultato che fa morale ma anche classifica. Allora, il secondo gol, la successione delle reti, tutte e due di Obinna al 12esimo del primo tempo, cioè al 21esimo del primo tempo Obinna, che si ripete al 12esimo del secondo tempo. Al 12esimo del secondo tempo e al 21esimo del secondo tempo, hai avuto un lapsus, perché nel primo tempo era... Sì signore, hai ragione, domando scusa e perdono. E tutte e due nella ripresa, 12esimo e 21esimo, doppietta di Obinna. Ivano. Sì, come avevi ben detto prima, questa vittoria rilancia il Borgo. Obinna è stato supportato tantissimo con gli ultras, viene inneggiato dai tifosi, forse viene anche sostituito ora, lo chiama dalle sue parti mister Cormaci, vediamo cosa andrà a dire. Stavamo dicendo, torniamo al nostro discorso. Allora, il Borgo oggi era ad una
la seconda partita, quindi di ritorno, era importantissimo per il Borgo tornare alla vittoria, perché doveva levarsi dalla testa questa idea che avevano di aver cominciato questo 2019 nella maniera più sfortunata possibile. Dopo un bellissimo girone di andata, terminato malamente però con le sconfitte con la Propellaro, con il Ravagnese, poi quella a Delianova, con delle sconfitte giuste, delle sconfitte che non avevano lasciato spazio a nessuna recriminazione. Ecco, il Borgo con la partita di oggi si rilancia e sono convinto che dirà la sua proprio per poter entrare in quella griglia playoff e magari farci divertire fino a maggio. 39esimo e 15 secondi nella ripresa, sempre 2-0 i gol tutti e due nella ripresa. 12esimo e 21esimo, Obinna, doppietta per lui, che arriva così a quota 10, quindi la doppia cifra. Sì, è l'attaccante più richiesto. Obinna, anche per la sua giovane età, è un giovane quindi promettente, di origini nigeriane, ma un ragazzo che può dare tanto, a questo campionato. Ricordiamolo così, tanto per respirare sotto. Attenzione a Taliano. Niente, calcio d'angolo per il bianco. Vogliamo ricordare che comunque il capocannoniere di questa prima categoria è Norberto Petronio della Bovese con 15 gol, segue poi Pratico Gaudenzio con 11, Spanti della Fortitudo con 10 assieme a Modafferi del San Gaetano. Poi Falduto del Ravagnese insieme a Vigoroso, che hanno 9 gol ciascuno, quindi 18 gol in due. E la coppia d'attacco del Borgo oggi poteva averne 17, invece con questo calcio di rigore sbagliato da Martino si rimane a 16, 10 cioè Obinna e 6 Martino, una coppia d'attacco comunque eccezionale. A proposito, torniamo al fatto del modulo, il bianco ha cambiato modulo, non è più il 4-4-2 ma ora sono in 3 in difesa. Diciamo che è stato rimpinguato il centrocampo e l'attacco con un 3-4-3, addirittura una formula spregiudicata, quella del bianco, che sta tentando il tutto per tutto per recuperare quando ormai mancano soltanto 5 minuti. A te il microfono, Domenico. Si giocano gli ultimi scampoli di gara, 41 e 10 secondi nella ripresa. Il Borgo Grecanico, dopo aver messo in cassaforte il risultato, ha tirato il remo in barca e, come ha suggerito il trainer locale Antonio Cormaci, che ora sta per mandare in campo un nuovo uomo dalla panchina, un nuovo calciatore. Sì, si tratta di Principato, è pronto il cambio, mi sa che ad uscire sarà Nucera, in effetti è così. Si prende tutto il tempo per uscire, merita la standing ovation del pubblico, gli applausi a scena aperta, per dirla in italiano. Ed eccolo qua, sostituito Nucera, entra Principato. Nucera che quando gira lui, gira tutta la squadra. Applausi scoccianti a scena aperta, come alla Scala di Milano quando va in onda Madame Bovary, Rigoletto e la Traviata. E qui addirittura, attenzione a Maviglia, batte e ribatte e poi si lancia proprio come un gatto con il topo ad accalappiare il pallone Falcone, rimane a terra. E non ha potuto confezionare col fiocchetto, come nel suo stile. Non ha potuto, in questo caso si è lanciato quasi a mangiare il pallone, a mangiarsi il pallone. Gli è rimasto il nastro infilato fra le dita. Sì, in effetti. Sei un grande, Domenico, e non c'è niente da fare. Comunque era rimasto nell'azione precedente claudicante Sgro, che non sono già 3 volte che viene a farsi medicare. Credo che sia giunta il momento anche di poterlo sostituire. Siamo al 43esimo, mancano solo 2 minuti, e il capitano che combatte, lotta, cade, si rialza e insomma è il capitano, ed è pronta forse la sostituzione. Tra poco verrà sostituito, credo, Sgro, perché non ce la fa più,
è importante comunque mantenere lo zero nei gol subiti oggi, anche sotto l'aspetto psicologico per il Borgo. Non subire gol sarebbe una cosa importantissima. Ed eccolo qua, Sgro che esce, il capitano, ottima la sua partita, come sempre, lo possiamo ben dire. Il ministro della difesa, nel senso che ha diretto lui questa difesa, che non ha subito gol, non ha poi subito tanti grattacapi. Ottima la partita di Sgro, applauditissimo. Si infiamma il Petruzzelli di Bari, se non la Scala di Milano. Il Cilea di Reggio Calabria, perché siamo in un catino qui, il pubblico non è dei più numerosi, diciamo, rispetto alle altre volte, però si sono raccolti lo stesso su quelle 250 persone che seguono ormai da un bel po' di tempo questa squadra. Continuiamo a commentare l'incontro. Martino, quasi vicino alla bannerina, cerca di perdere un po' di tempo, quel tempo utile che passa per la squadra che si sta avvicinando ai primi tre punti di questo 2019. Taliano di testa, tocca per Maviglia, che forse era in fuorigioco, ma viene recuperato immediatamente dal vice capitano, che oggi è Manganaro. Anche lui in questo secondo tempo ha messo la sesta, non la quarta. Ha inserito la marcia multipla. Obin addirittura va a recuperare in difesa. Si è ripreso anche mentalmente il giovane straniero del Borgo, il capocannoniere di questa squadra, l'artefice di questa vittoria. Ha dato tutto, è stanco, ma è felice. Ha alzato la mano per indicare 5 minuti alla fine del match. Sì, saranno i 5 minuti di recupero. Attenzione, salva tutto Falcone, ennesima volta assieme a Mangiola in questa pericolosissima azione d'attacco. Era stato cercato il capocannoniere del bianco, Taliano, tutti gli uomini del bianco in attacco. Maviglia, senza toccare con la mano, cerca di districarsi la difesa del Borgo. La palla arriva alle Veque, dentro non c'è nessuno, facile preda di Falcone. 90 minuti di tifo a squarciagola da parte del pubblico del Borgo Greganico. Io proporrei, se la regia è d'accordo, di inviare queste immagini di questo tifo così organizzato da parte del Borgo Greganico, e fare un giro magari in tutta Italia a vedere cosa succede con i tifosi di altre squadre. Mai accaduta una cosa del genere nei campi di prima categoria, credo di pensare. La bellezza di almeno 30 giovani che incitano la squadra dall'inizio alla fine. Il merito della vittoria di oggi è il loro. Ultimi sgoccioli di gara con le squadre che ce la mettono tutta il bianco per rientrare in partita, perché mancano ancora 5 minuti, quindi ha fatto bene l'allenatore, forse qualcosa di meno, a esortare i suoi ragazzi a stare guardinghi, prudenti e abbottonati. Abbiamo visto partite che si sono recuperate anche nello spazio, ed ecco il lette, qui l'italiano, e non riesco a capire questo ragazzo come mai è stato lasciato in panchina. Da quando è entrato ha creato tantissimi problemi alla retroguardia del Borgo. Fosse entrato questo pallone avremmo sicuramente assistito a 3 minuti di fuoco. Ancora mancano quindi questi 3 minuti. Italiano ha sfiorato la rete, questa è l'occasione più importante del Borgo, del bianco, scusa, è arrivata al 47°. Ora si è arrabbiato anche l'allenatore in seconda, Cecio Napoli, ha un po' richiamato l'attenzione dei difensori, perché mancano ancora 3 minuti alla fine del match. Sì, vogliono tenere alta l'attenzione dei ragazzi. Questa è una pecca dei giovani del Borgo, quella di non essere concentrati in ogni istante dell'incontro, e questa è una pecca sulla quale bisogna lavorare, non
non c'è bisogno che lo dica io, me lo possono anche insegnare sia Napoli che Cormaci, e lo hanno capito. I ragazzi del Borgo devono stare attenti ad ogni minima occasione, non devono distrarsi nemmeno un momento. Questo è un campionato che non può concedere distrazioni di sorta. Ennesima sostituzione per dare fiato, non ce la fa più nemmeno Martino Antonio ed entra Romeo Domenico con il numero 4, che va a prendere un giovane promettente. Romeo va a prendere la sua posizione in difesa. Addirittura il Borgo ora schiera 5 persone sulla linea difensiva, addirittura stanno difendendo quasi a centrocampo, mentre c'è una punizione in attacco per il Borgo. Ci tiene molto a questo successo mister Cormaci, successo insperato se si tiene conto di quel primo tempo buio, che però a questo punto diventa prezioso come un gioiello, si direbbe un rubino dello Sri Lanka. Però manca ancora qualche minuto alla fine del match e tutto potrebbe, almeno in teoria, succedere, anche se appare difficile che il Borgo Grecanico possa lasciarsi sfuggire questa grossissima, irripetibile occasione per portare a casa l'intera posta in palio. Rete! È appena entrato 3-0. E il gol del nuovo entrato Principato, che si merita l'entrata in campo per festeggiarlo, anche Cormaci, che ha capito di aver fatto l'ennesimo miracolo, l'ennesima invenzione di Cormaci. Ha fatto entrare Principato e quando ormai il bianco era pronto solo e soltanto ad attaccare, aveva anche addirittura portato due uomini in difesa, quindi quasi tutto il bianco in attacco, l'ennesima ripartenza e il gol di Principato. L'arbitro ha in mano il famigerato cartellino giallo e fra qualche istante lo sventolerà sotto il naso dell'autore del gol. Dolce amaro per lui. Sì, Principato ammonito perché si è tolto la maglia. Non riuscirò mai a capire, a comprendere questa regola e chi l'ha scritta. Lo volevo incontrare per dirgli quattro parole. Non riesco a capire perché una persona non può levare la maglia per esultare. Comunque, ammonizione, scaramuzzino, e Principato magari se la può tenere, perché meno male non è sempre uno dei titolari. Finisce l'incontro 3-0 per il Borgo, che ritorna alla vittoria. A te i commenti finali, io intanto saluto tutto il pubblico che ci ha seguiti, grazie, alla prossima. 3-0 dunque tutto nella ripresa, al 12° e al 21° doppietta di Obinna, al 49° gol di Principato, ma il Borgo Grecanico si è riscattato nel secondo tempo con una prestazione maiuscola, avrebbe potuto segnare addirittura il quarto gol se Martino non avesse fallito un calcio di rigore che ha mandato a sbattere sul palo. Sotto la curva. Sono contenti e soddisfatti i peones, gli aficionados e i campesinos, si possono chiamare anche supporter, teenager, warriors, hooligans, skinhead e chi più ne ha più ne metta. La partita è bella e finita, il Borgo Grecanico ha battuto il bianco per 3-0. Ha arbitrato il signor Marco Muraca della sezione di Lamezia. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo.